L'esigenza è quella di facilitare il passeggero, di incoraggiarlo a utilizzare i mezzi pubblici anche per decongestionare il traffico nelle grandi città e nelle adiacenze. Quindi un biglietto unico per il treno, per il tram e per l'autobus ci sembra una soluzione certamente non nuova nel contesto d'Italia, ma nuova per la Sicilia. Il progetto sperimentale parte da Palermo, ma sarà esteso a Catania e a Messina. Speriamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con l'assessore ai trasporti Falcone e con gli altri enti interessati, di poter coinvolgere nel progetto anche gli scali aeroportuali. E grazie alla collaborazione tra le Ferrovie dello Stato, il Comune di Palermo, l'AMAT e la Regione Siciliana, possiamo riprendere con più forza in maniera innovativa il tema della mobilità sostenibile. Un altro contributo alla visione che noi da Palermo portiamo avanti da anni di una mobilità sostenibile, e certamente è in sé una novità che rompe l'incantesimo ognuno pensa alla sua mobilità e conferma il ruolo dell'AMAT come azienda leader del trasporto pubblico in Sicilia.